L'Associazione Culturale Il Cervo è nata nel 93. Da allora, diciamo, tante cose, tanti aspetti sono cambiati. L'associazione ha curato tanti particolari che prima la gente del paese forse non prendeva in considerazione, ma più che altro perché il rituale si svolgeva con poche cose. Noi in questi anni intanto abbiamo organizzato un gruppo itinerante che riusciamo ad andare anche fuori regione. Abbiamo avuto modo di fare dei gemellaggi, siamo arrivati su a Cuneo, per dire, con i sardi ormai siamo quasi fratelli, e questa praticamente ci ha dato tanti spazi e tante conoscenze che con gli anni siamo riusciti ad andare anche fuori. Le istituzioni vi sono vicine in questo caso? Ma francamente abbiamo avuto piccoli sostegni, più che altro dalla parte della regione Molise, e per noi, anche se sono piccoli, sono importanti perché riusciamo a portare avanti questa manifestazione, questo rituale. Sembrerà così, che ne so, un gioco, ma francamente vi assicuro che il gruppo, tutti i ragazzi dell'associazione danno veramente l'anima per la riuscita di questa manifestazione. Quanto è importante per gli abitanti del paese, per gli autoctoni questa festa? Ma io penso che questa è una di quelle poche fiammelle rimaste accese, perché c'è da considerare che questa è una piccola comunità, non siamo, arriviamo forse a 200 persone, abbiamo perso il conto, ma comunque ci contiamo abbastanza bene perché siamo una famiglia. Comunque negli anni è cresciuta la festa molto. La manifestazione è cresciuta tanto anche perché l'associazione si è impegnata a divulgarla, a pubblicizzarla e niente, ripeto, con questo gruppo itinerante forse abbiamo avuto più possibilità di farci conoscere.